Il problema ambientale qui, come sapete, abbiamo la discarica che è chiusa nominalmente da un anno. Siamo andati anche come consiglieri, siamo andati anche diverse volte a vedere in che stato si trova. È una discarica che è anche quella messa proprio in un punto dove tutta Guidonia potrebbe trarre beneficio da dove sta la discarica, perché immaginate che ci sono dei teli neri enormi che poi sono quelli che danno il benvenuto agli abitanti di Guidonia e tutti quelli che escono dal casello autostradale sotto lo sfondo dell'aeroplano che sta lì in mezzo alla rotatoria. In fondo si vede la grande montagna della discarica, ci sono quei teli neri. Quei teli neri finiscono come tra qui e all'inizio di dove state voi, lì ci sono dei reperti archeologici fantastici, ci sono delle ville romane, c'è proprio il punto preciso, l'ho fotografato, l'ho messo su varie volte su Facebook, dove c'è tutta una serie di tombe decorate, affrescate e restaurate con soldi anche pubblici, che sono fantastiche, sono bellissime. E la discarica, il telone nero della discarica finisce lì a 10 metri neanche da quelle bellezze che veramente il mondo ci invidia. E la discarica ha un problema, la discarica ha una certificazione di inquinamento, vuol dire che l'ARPA Lazio ha preso l'acqua dai pozzi spia che stanno tutto intorno, dai pozzi dell'acqua, e ha trovato delle concentrazioni di metalli pesanti e quindi enormemente cancerogeni a livelli che sforano anche di migliaia di volte i valori normali. Questo vuol dire che quando quell'acqua va a finire nel ciclo produttivo e alimentare degli esseri umani, gli provoca malattie, ma non li provoca solo a Guidonia, perché immaginiamo i campi coltivati intorno alla discarica che vengono irrigati con quell'acqua, che vengono alimentati con quell'acqua, producono il grano, il girasole, il mais. E quello dove va a finire? Va a finire sulle tavole non solo le nostre, va a finire come alimentazione per gli animali e quindi entra enormemente nel nostro ciclo alimentare e provoca le malattie. E abbiamo tutta la questione dell'impianto di TMB che sta dietro alla discarica, si vede benissimo quando si percorre il tratto autostradale. L'impianto è praticamente pronto, noi ci battiamo assieme alle associazioni, ci battiamo da anni contro l'apertura di questo impianto, che non fa altro che chiudere il ciclo dei rifiuti con la combustione. Quindi con la plastica e le altre sostanze nocive che verranno bruciate, non lì probabilmente, nel senso che lì se verranno prodotte delle ecoballe, noi avevamo pensato questa sera, non ci siamo riusciti a trovare le ecoballe e metterne due qua, proprio per dare la dimensione di cosa stiamo parlando. Le ecoballe sono dei giganteschi cubi pieni di plastica, di carta e di altri materiali che verranno prodotti in quel mega impianto e avviati all'incenerimento. Noi abbiamo un forte sospetto che vengano avviate l'incenerimento nei posti che accettano questo genere di rifiuti, che siano i più vicini, e cioè anche il cementificio di Buzzi Unicem, che quindi sta qui. Chiudere il ciclo dei rifiuti con l'incenerimento è velenoso, è un sistema antieconomico dal punto di vista naturale, io parlo della natura, di economia, e però è fortemente sponsorizzato da tutte quelle forze politiche, tranne il Movimento 5 Stelle, che vedono nella combustione nient'altro che il recupero di energia per fare qualcos'altro. Questo ciclo è un ciclo che è assolutamente deleterio, che è diseducativo anche per i cittadini, perché arrivare alla combustione con quel tipo di rifiuti porta il cittadino a non fare neanche troppo bene la raccolta differenziale, perché tanto si brucia tutto. Porta le amministrazioni pubbliche a non impegnarsi nella raccolta differenziale, perché ogni bottiglia di plastica che si toglie a quel cubo gigantesco che va a finire in combustione, tu fai deperire un po', diciamo così, quel cumulo di immondizia, brucia meno. Quindi fare la raccolta differenziata depotenzia questo genere di sistema di incenerimento dei rifiuti e quindi toglie la possibilità a questo ciclo di chiudersi correttamente. Fare una raccolta differenziata spinta, fatta bene,
e che vada fino in fondo a recuperare la materia per rimetterla in un ciclo produttivo. È l'unico modo veramente per riuscire a uscire da questo ciclo, da questo circolo vizioso. Noi ci stiamo provando in tutti i modi, stiamo monitorando i contratti di raccolta differenziata, stiamo cercando di dare proposte migliori, abbiamo fatto una mozione che incredibilmente ci hanno votato sull'identificazione dei rifiuti, cioè premiare le famiglie che fanno la raccolta differenziata fatta bene con un incentivo economico o con un abbassamento delle tariffe. So che in questo momento siete tutti molto sensibili alla questione della Tari, perché sono arrivate mazzate incredibili superiori al 30% di aumento rispetto allo scorso anno. E questo sistema, che sarebbe la tariffa puntuale appunto, riuscirebbe a far risparmiare le casse comunali, riuscirebbe e quindi a far risparmiare i cittadini. Ce l'hanno votata da un anno, non hanno fatto nulla. Stiamo spingendo noi in tutte le maniere per cercare di riportare la cosa nel giusto binario e continueremo a farlo. E i problemi ambientali non si fermano soltanto alla questione degli impianti. Vi faccio notare una cosa, molti di voi a Guidonia ci hanno segnalato, ma noi l'avevamo già messa come una delle prime iniziative che facevamo appena insediati. Vicino al centro commerciale di Burtino sta nascendo una cosa, come avete visto c'è un capannone molto grande. Molti ci chiedevano: ma che cos'è? È un impianto che serve per prendere lo spazzamento stradale e separarlo in qualche maniera, togliere la plastica a freddo, quindi non dovrebbe avere un incenerimento del rifiuto, ma è un impianto di rifiuti, è un impianto che tratta rifiuti. Sì, perché si sono sbrigati a farlo adesso ultimamente? Perché c'è il giubileo, perché i rifiuti dello spazzamento del giubileo andranno a finire tutti probabilmente lì. E la separazione di questi rifiuti farà guadagnare sicuramente un sacco di soldi a queste persone. L'impianto in sé per sé non è un tipo di impianto di quelli terribili, però noi avremmo preferito non metterlo vicino a un ospedale, non metterlo vicino a un centro commerciale, non metterlo vicino all'ASL dove vado a fare i vaccini ai miei bambini ogni tanto. C'è la zona industriale di Guidonia che è deputata a quello, ci sono già altre imprese, altre industrie che fanno delle attività potenzialmente inquinanti che andrebbero controllate, ma quella è la zona dove poter andare a mettere questo genere di impianti. No, ce l'hanno dovuto mettere, si sono impegnati per mettercelo vicino agli ospedali. Tutto questo sistema sta a indicare veramente quello che dicevo all'inizio, che la cura dell'ambiente e del proprio territorio purtroppo per i nostri amministratori è una scocciatura, è una cosa che non vogliono fare, cercano di fare il minimo indispensabile per togliersi veramente la scocciatura. Dal punto di vista archeologico, dal punto di vista di potenzialità naturali, lo dice la parola stessa del parco naturalistico e archeologico dell'Inviolata. Abbiamo una ricchezza dal punto di vista storico-archeologico e dal punto di vista naturalistico a 2 minuti da casa nostra, e non c'è neanche segnalato, non c'è un cartello, uno, che indichi dov'è il parco, non c'è una mappa, non c'è un sentiero, non c'è nessuno che passa a vedere se quello che si fa o non si fa all'interno del confine del parco dell'Inviolata sia una cosa giusta. E noi stiamo cercando di andare oltre questa cosa qua, stiamo cercando di far comprendere ai cittadini la particolarità del territorio, la necessità di amore per il proprio territorio e la voglia dei cittadini di Guidonia di non essere sempre identificati in ogni caso nel mondo. Quando si parla di Guidonia è sempre per qualcosa di negativo, sempre. O ci sono episodi tristi, o episodi di violenza, o ci arrestano il sindaco, o qualcosa del genere. Non ci sono mai cose positive. L'unica cosa bella successa ultimamente, e che molti di voi avranno visto, è che è stato scoperto questo quadro di Escher, del grande artista, che raffigura Montecelio. Vuol dire che il gusto per il nostro territorio purtroppo deve venire così da lontano. E la valorizzazione del nostro territorio, probabilmente i nostri amministratori non sono capaci di comprenderla fino in fondo. Io mi sono stufato di essere ogni volta citato quando si parla dei cittadini di Guidonia Montecelio o della nostra città per cose negative. Io voglio che la nostra città sia citata per quello che di meglio c'è,
cioè i cittadini, cioè la natura, cioè la storia, e spero a brevissimo anche con un governo veramente a 5 stelle e fatto bene. Grazie.